La fotografia al servizio della grande musica live. Fotolupo Stories. Le storie dietro ogni storia. Corpi, vite, progetti, pezzi di mondo. Capitolo 2. Fotografie e racconti. Mi chiamo Mattias Marchioni, ho 43 anni, vengo da Bologna. La mia grande passione è la musica live, rock in particolar modo, e sono fotografo di concerti ed eventi live. Raccontaci quando e come hai iniziato a fotografare. Beh, il mio rapporto con la fotografia è stato assolutamente conflittuale, soprattutto all'inizio della mia esistenza. Quindi ho avuto un fotografo professionista in casa, mio padre, che era fotografo di rally e di Formula 1, in particolar modo, negli anni 80 e 90. Quindi da bambino io avevo questa figura ingombrante della fotografia come compagna di vita casalinga, e la mia reazione non è stata molto molto bella nei confronti della fotografia. Infatti non ho praticamente mai toccato una macchina fotografica fino a quando non ho avuto 20 anni, anzi, ripeto, odiavo la fotografia perché era una passione che allontanava mio padre dall'ambiente familiare per svariati periodi, svariati giorni. Comunque, appunto, essendo un fotografo professionista, girava per i circuiti o per le tappe del rally. E, detto ciò, appunto, quindi con un inizio di odio totale e di rifiuto nella fotografia, mio padre aveva un'altra grande passione, che era quella della musica. Questa passione invece è arrivata subito al centro. Era un grande ascoltatore di musica rock, e quindi i miei ricordi, proprio da quando ero, non dico in fascia, ma quasi, i primi ricordi che ho sono di me, vicino a un giradischi, che ascolta musica. Quindi questa passione è entrata diretta, e l'incontro con la fotografia, mio personale con la fotografia, è stato appunto a uno dei primi concerti a cui sono andato, perché ovviamente crescendo, prima occasione che ho avuto di andare a vedere un concerto nella mia band preferita, prendevo risparmi e partivo. Già da 13-14 anni ero lì che spingevo in casa per poter andare a vedere i miei idoli. Poi era un periodo di grande fermento, comunque la mia adolescenza è stata in pieno ambito grunge. C'erano i Soundgarden, c'erano i Nirvana, quindi insomma c'erano dei gruppi molto importanti, ma non è stato in questa occasione in cui ho incontrato la fotografia. Ricordo ancora quando è stato nel 2000 a un Heineken Jamming Festival, dove mi sono ritrovato, credo per un concerto dei Cure, ma c'erano tanti altri artisti, PJ Harvey, Pixies, eccetera. Ero tra il pubblico, come spesso capitava, e casualmente, cercando un panino nello zaino, mi sono ritrovato una compattina digitale, che tuttora mi chiedo come fosse finita dentro lo zaino, probabilmente dimenticata da mio padre o che ne so. Comunque la estrassi, e in quel momento decisi di fare delle foto ai miei artisti preferiti. In quel momento mi stavo godendo lo show
ho trovato questa macchina fotografica, ho fatto le foto. Ed ero anche, mi ricordo anche che ero molto galvanizzato da questo strumento e da poter tornare a casa con un ricordo. Mi si accese una famosa lampadina o la fiamma del desiderio, chiamiamola così. Tornai a casa felicissimo, scaricai queste foto, il risultato fu a dir poco obbrobrioso, proprio una schifezza in termini di definizione, e ricordo quanto ci sono rimasto male nel vedere il risultato della fotografia perché non combaciava con le mie emozioni di quel momento. E da allora è partito un circolo vizioso. Da quel momento ho detto no, però io voglio portare a casa un pezzo di emozioni che io ho vissuto, voglio cercare di portarmi dietro il più possibile. E da allora mi sono avvicinato per la prima volta alla fotografia. C'era già il digitale, quindi giusto per dire che insomma non sono partito dalla pellicola, ma c'era già il digitale ed è lì iniziato tutto. Questo è stato proprio il mio approccio con la fotografia. Come sei arrivato a specializzarti proprio nella fotografia di concerto? Mi sono specializzato nella fotografia di concerto seguendo un duro percorso, un lungo percorso, perché se la mia passione era tanta fin dall'inizio e quindi io ero comunque un partecipante dei concerti, ero comunque sempre presente ai concerti, iniziavo ad avere macchine fotografiche ai concerti, non più per caso, ma per scelta, e il passo successivo appunto era quello di ottenere un pass per poter essere autorizzato a fare queste foto e non fare le foto, per così dire, da sgamo non autorizzate nel pubblico, che comunque è un passaggio che non recrimino, neppure adesso che sono un professionista, quando vedo il pubblico con la macchina fotografica non sono tanto lì a recriminare su questo atteggiamento, perché di base si inizia così, c'è poco da dire, inizi così per poi capire se può essere una professione o no, poi da qui si apre tutto un altro genere di discussioni. Comunque io ho voluto seguire le tappe di un percorso professionale in maniera standard, quindi ho capito che mi piaceva il genere, ho iniziato a studiare ovviamente fotografia, la parte musicale già la conoscevo bene perché ero un ottimo frequentatore di concerti, come ho detto, mi mancava chi mi potesse accreditare i concerti, mi mancava tutta una parte di informazioni fondamentali, che sono quelle relative agli attori che partecipano a questo gioco, in particolar modo, per andare al sodo, i gruppi editoriali piuttosto che i siti web specializzati in musica dal vivo, webzine, eccetera, eccetera. Quindi non avendo conoscenze, non avendo il famoso amico, cugino, parente che lavorava in una di queste realtà editoriali che accreditano i fotografi a fare foto, semplicemente, tra virgolette, mi sono messo a fare una ricerca su Google, quindi tirarmi giù tutti gli indirizzi email possibili e immaginabili di tutte le webzine, da Rolling Stone, Italia, fino a, non dico, le webzine di paese o quasi, e mi sono presentato col mio curriculum, con le mie foto che avevo fatto principalmente dal pubblico, oppure anche nei piccoli club dove invece non è necessario avere pass di solito, ma basta insomma mettersi d'accordo con l'organizzatore, e mi sono proposto. Ovviamente la fortuna non era stata per niente dalla mia parte, quindi ricordo che le prime due volte in cui ho spedito il mio portafoglio, quindi riproponendomi anche a distanza di mese, su una decina di proposte ricevetti zero risposte, assolutamente zero risposte. Poi casualmente, lavorando, studiando fotografia, ovviamente mi ero fatto un po' di attrezzatura e facevo altri generi di fotografia, e ricordo che ero impegnato nella promozione di un bike park al Cimone, l'Appennino, dove andavo a fare vacanze, dove lavoravo ogni tanto, appunto dal punto di vista del marketing. Facevo foto a questo bike park, e una persona, che un altro fotografo di una rivista,
riuscì a capire questa mia passione e mi diede il suo primo contatto, un primo contatto fresco di una webzine che si occupava un po' di musica. Da lì mi riproposi e ovviamente, diciamo le cose come stanno, sponsorizzato, ebbi un canale preferenziale e mi misero alla prova, mi accettarono e iniziai ad avere le mie prime possibilità di avere un pass foto e da lì è iniziato tutto. Diciamo che lì ho capito anche come funziona un po' il mondo degli accrediti fotografici, testate piccole, pass piccoli, mentre l'aspettativa era ok, sono entrato, mi faccio conoscere, sono bravo, oppure mi dite voi se sono bravo o no, però comunque avrò la possibilità di fare anche concerti grandi. Ecco, questa è una grande disillusione che va subito eliminata. Si inizia dalle testate piccole arrivano fino a un certo punto, dopodiché per avere accesso a concerti medi bisogna avere un gruppo editoriale medio, per avere accesso a concerti molto grandi bisogna avere un gruppo editoriale molto grande. È difficile, molto difficile che al giorno d'oggi ci sia questa, tutta questa, diciamo così, parliamo di meritocrazia. Fotografo bravissimo, ma se non ha alle sue spalle un gruppo editoriale o qualcuno che veicola le sue fotografie a un ampio pubblico, e quindi un gruppo editoriale grande, difficilmente da solo riuscirà a fotografare grossi eventi. Quindi non è più nemmeno una questione di meritocrazia o altro, sono le regole del gioco. Quindi da lì è iniziata anche un po' la scalata a testate da piccole a medie, da medie a grandi, con ovvi risvolti, insomma, piacevoli o meno, perché comunque c'è molta concorrenza, e quindi passare da una testata a un'altra può essere vissuto anche come tradimento, come arrivismo. Si aprono tutta una serie di dinamiche che nel mondo della fotografia immagino che siano comuni anche altri generi fotografici, però così in soldoni, in estrema sintesi, è come ho iniziato a fare i passi come fotografo professionista. Com'è nata la collaborazione con Virgin Radio? Beh, è nata, ho una data precisa, che è il 6 settembre del 2015, concerto dei Linkin Park a Roma, concerto di chiusura di un rock in Roma, quindi di un festival molto grande, di una band molto grande, e lì io avevo già conosciuto il fotografo ufficiale di Virgin Radio dell'epoca, che si chiama Henry Ruggeri, che oggi posso definire, oltre a collega, una delle persone più importanti della mia vita, e l'avevo conosciuto perché lui, essendo appunto già arrivato, già fotografo di Virgin Radio da parecchi anni, mi vedeva sempre ai concerti come spettatore, e io vedevo lui come fotografo. E quindi qualche occasione di chiacchiera c'era già stata. Poi lui e anche grazie ai social, dopo casomai parleremo anche di social, ci siamo conosciuti credo proprio su Facebook, non c'era ancora Instagram, o comunque doveva ancora arrivare a essere un social importante per l'immagine, però ci siamo conosciuti su Facebook, ci siamo visti i concerti, abbiamo iniziato a scambiare un po' di parole sulle nostre passioni, abbiamo capito che anche lui ha capito che io stesso eravamo più appassionati di musica e di vita legata al rock rispetto alla fotografia. E ci siamo trovati subito bene. Lui mi ha subito preso sotto quest'ala, non dico di protezione, però comunque ci siamo trovati molto bene. E Henry è una persona che ragiona molto fuori dagli schemi rispetto a, se vogliamo parlare di schemi, lo schema del fotografo di live. È una persona molto istintiva, che non ha paura di andare un attimo anche contro le regole del gioco. E spiego meglio questa cosa. Effettivamente quel 6 settembre lui non poteva coprire questa data, perché aveva un altro concerto, credo a Milano, in contemporanea,
Virgin Radio comunque non si affida a esterni, ha una sua squadra ben definita di persone, professionisti, quindi non è che alla bisogna vada a chiamare il fotografo X o Y. Il suo fotografo in quel momento era Harry. Harry non copriva l'evento, non avrebbero coperto molto probabilmente l'evento, oppure avrebbero comprato le immagini su un stock image, qualcosa successivamente. E, niente, Harry semplicemente mi chiamò e mi disse: bene, vuoi l'occasione? Io ti do l'occasione, mi prendo la responsabilità, se tu te la senti, però perché te la devi sentire, vai a Roma domani e mi vai a coprire il concerto di Linkin Park. Così, preavviso nullo, occasione enorme, occasione che fece anche un po' di rumore nell'ambiente, perché comunque mandava in avanscoperta e dava un pass pesante a una persona che non era uno dei soliti 10 fotografi del giro che coprivano i concerti grandi. Lo dava un pivello, detta come va detta. E il pivello ero io e accettai, ovviamente. Andò molto bene. Lo ricordo tuttora come un concerto che ho coperto in maniera eccellente. A volte sotto pressione lavori peggio, a volte sotto pressione dai il meglio di te. E obiettivamente andò veramente bene, fece due o tre gallerie anche col pubblico molto interessanti che piacquero sia lui sia Virgin Radio, e da lì forse lui ha avuto la conferma che io potevo essere la persona adatta a entrare in squadra e a dargli una mano nella copertura degli eventi. Sta di fatto appunto che comunque da lì è iniziata un'avventura e credo che io e lui in questo momento siamo l'unico esempio nell'ambiente di una squadra che funziona in ambito live, dove la competizione è tutto e dove non c'è quasi mai possibilità di fare squadra, o comunque nessuno l'ha mai fatto veramente come l'abbiamo fatto noi. Quanti eventi riesci a seguire in un anno? Beh, pre-Covid e pre-livello raggiunto negli ultimi anni coprivo circa 130-150 concerti l'anno, che è una cifra spropositata, ad essere sinceri, al limite dei limiti umani. Quindi riconosco la pazzia di quei mesi dove ogni due giorni ero a fare dei concerti, quando la stessa sera non ne facevo tre, uno dietro l'altro, perché sfruttavo il fatto che il primo iniziava alle 9, il secondo iniziava alle 11 e l'altro andavo a coprirlo verso il finale, verso la chiusura. E, poi spiegherò perché è una follia. Adesso, soprattutto dopo la pandemia, la media si è attestata sui 30-35 eventi l'anno, che non vuol dire concerti, perché un evento può essere anche un festival di tre giorni dove ci sono 10 concerti al giorno da seguire, però la media è diventata molto più umana. Spiego il perché dei 120-150 concerti l'anno, perché due ragioni. La prima era che una famosa promessa che mi ero fatto, che in un anno e mezzo, due al massimo, io sarei dovuto arrivare a un certo livello nel settore, se no avrei smesso di fotografare. La seconda è perché per arrivare a un certo livello la strada che ti si pone davanti come l'unica da percorrere è quella di coprire più eventi possibili sul territorio, in modo tale da farti conoscere, non solo farsi un portafoglio, ma farsi conoscere anche dai promoter delle band, promoter che hanno comunque molte band da promuovere, quindi a forza di sentire il tuo nome incominciano a prendere confidenza e quindi ad essere un attimo più benevoli quando c'è il momento di dare un pass. Quindi quella era una strada che ho voluto percorrere, forse tutt'oggi è la prima strada da percorrere, avere una, due,
tre webzine, tre siti web con i quali collabori e per esempio un sito web specializzato nel metal che copre tutti i gruppi metal, uno specializzato nel rock che copre tutti i gruppi rock, uno specializzato nel pop che copre tutti gli eventi pop, 30, 60, 90, si fa presto a fare numero negli eventi. E così si fa, appunto. Io ricordo un esempio probabilmente calzante, il contachilometri della mia autovettura. In un anno e pochi mesi aveva toccato 200.000 chilometri su e giù per l'Italia. Non conto le ore di sonno, perché probabilmente furono molto poche. Però insomma, voglio dire, alla fine, finito quest'anno e mezzo, la promessa che mi ero fatto l'ho mantenuta, quindi questa cosa mi ha portato a fare il salto di categoria che volevo fare. Se possiamo parlare di consigli per eventuali futuri fotografi interessati a questo genere fotografico, gli dico di stare attenti a questa dinamica. Un consiglio è: state attenti a questa dinamica, perché è una cosa che si può fare, a mio avviso, appunto per un anno e mezzo, massimo due. Se dopo due anni sei ancora lì a fare 100 eventi all'anno, con la speranza che più eventi fai, più hai possibilità di fare eventi grossi, ti stai per scontrare contro un muro. Perché obiettivamente, se non hai fatto lo scatto, c'è qualche altro motivo alla base che non te lo ha fatto fare, perché dopo un anno che fai 100 concerti è ovvio che ti conoscono tutti, ti conoscono i promoter, ti conoscono gli addetti ai lavori, eccetera. Quindi a quel punto lì devi o cambiare strategia o accontentarti del livello a cui sei arrivato, perché no? Oppure, come molti fanno, continuano a fare così tanti concerti perché si sono appoggiati a un'agenzia di stock, un'immagine stock, quindi producono immagini a nastro e cercano di smarcare il lunario in questo modo qui. Io non ci vedo nulla di male, non lo percorro perché so che le cifre non ti permettono di vivere di questa attività, è inutile negarlo, non ci vivi, è solo di stock images legato ai concerti live, e per quello che mi riguarda uccideva un po' la magia dell'evento. Se io sono a un concerto, mi godo, quando esco dal pit ho finito di fare quelle foto, voglio godermi l'evento e non voglio correre davanti a un PC e mandare via foto in serie e poi scappare a casa, eccetera. Tutto. Mangi male, mangi malissimo, vivi in autogrill, quindi spendi anche molti soldi che all'inizio non te li dà indietro, quindi è anche costosa effettivamente, come oltre all'attrezzatura ci sono tutta una serie di costi impostitanti. Adesso nel 2015-2016, quando l'ho fatto io, c'erano ancora dei prezzi con la macchina diesel, te la pavi ancora a livello di cifre spese. Però era una vita molto intensa, la chiamavamo, io e Harry tuttora la chiamiamo molto banalmente, la nostra vita on the road, che ha tantissimi aspetti negativi, di salute, di affetti, perché comunque se gli affetti a casa ne risentono tantissimo di questa continua assenza, anche perché cosa succede? Cioè, i crediti non sono mai, non arrivano mai con una tempistica compatibile a una vita programmata o lineare. Ti può arrivare la chiamata di coprire un evento abbastanza importante 2 ore prima dell'evento, 3 ore prima dell'evento, e lì devi fare i conti appunto anche con l'eventuale famiglia, gli affetti, e dire dovevamo andare a mangiare la mangiata, dovevamo uscire, ciao no, parto, vado a Milano e mi devo sbrigare perché devo fare il concerto. Detto ciò, tutte le parti negative, negabile che se ce l'hai nel sangue un po' questa malattia,
crea anche un po' di assuefazione. Ci sono momenti ad alto impatto di, come posso chiamarlo, di rilascio di endorfine, che è il viaggio di andata, dove sei carico, hai tutte le aspettative, all'inizio hai ricevuto l'ok al pass, quindi insomma vai e fai 5 ore di macchina senza accorgertene perché sei pieno di, ripeto, endorfine. Mentre il ritorno, quelle 5 ore diventano pesantissime, ma per non addormentarti, non fare casini e altro, entri con un po' di allenamento, entri quasi in una fase tantrica. Le 5 ore di ritorno sono state viaggi notturni su auto, su strade deserte, sono sempre state occasioni di grandi riflessioni esistenziali. La tua professione, potevano essere positive, negative, però comunque lo ritengo un aspetto tutto sommato positivo perché sono molti fuori dei seri nei viaggi di ritorno. Conosciamoci meglio, iniziamo dai tuoi difetti. Beh, difetti ce n'è, è disordinato, sono incredibilmente disordinato. Spesso testa fra le nuvole, diciamo che può essere una caratteristica che si sposa con l'essere artisti, non lo so, ma sono sempre dietro a pensare a cose da fare, quindi spesso sono distratto e sono molto critico in primis con me stesso, abbastanza spietato. Si può riflettere la cosa anche sull'essere, secondo me, in maniera costruttiva, però lì dipende, bisognerebbe chiedere dall'altra parte. Sono critico anche spesso e non lo nascondo nei lavori degli altri. Difficile che io ti faccia un finto complimento, se una cosa non mi piace, casomai ti spiego il perché, però ti dico proprio che non mi piace. Questi direi che sono i difetti principali. Se dobbiamo tirare fuori anche un pregio, non so se è un pregio, per me lo è, sono molto coerente e tengo molto alla mia coerenza. Ti definisci un giornalista, spiegaci meglio questo aspetto del tuo lavoro. Beh, mi definisco giornalista perché lo sono. E, come avrete capito, sono un amante della musica, ma a 360 gradi, quindi ha coinvolto la mia passione per la fotografia, ma ha coinvolto anche la mia passione per raccontarla, non con le immagini. Quindi ho iniziato a collaborare con testate online che si occupavano di musica e ho iniziato a scrivere di musica con queste testate e negli anni comunque qualche rapporto lavorativo importante, intenso, l'ho stretto, tanto che appunto sono arrivato a, non so se sapete, ma comunque per diventare giornalista devi avere dei requisiti che non sono soltanto il numero di articoli che scrivi, ma anche un compenso che percepisci, e questo compenso fa comunque fa parte del bagaglio che tu presenti all'ordine dei giornalisti per poi avere l'abilitazione. Quindi, in poche parole, scrivevo, mi pagavano, ero doppiamente contento di tutto ciò e dopo un paio d'anni, non se lo ricordo perfettamente, però insomma, almeno un paio d'anni di scrittura di articoli, di recensioni, di concerti, di dischi, eccetera, insomma, comunque sempre in musica parliamo, mi sono presentato all'ordine dei giornalisti con tutto il mio storico, ho fatto l'esame, sono stato abilitato e da allora sono anche giornalista, che voglio dire male non fa, nel senso anche nella figura di fotografo, se ti vuoi presentare come professionista, a mio avviso, innanzitutto la partita IVA ce la devi avere, perché le tasse le devi pagare e comunque vuol dire che ci stai credendo che sia una professione. Dall'altra parte ci ho aggiunto anche questa cosa del giornalista, che comunque quando mi presento in determinate situazioni comunque male non ha mai fatto.
Quali sfide impone la scrittura quando si cerca di raccontare la musica? Ma di sfide ce n'è solo una, la possibilità o il coraggio di dire la verità. Quindi questa è l'unica sfida che io vedo nella scrittura, se parliamo appunto di scrittura, testi, articoli, poi ci può essere anche la fotografia, che comunque è un modo di esprimersi. Comunque è lì. Cioè, al giorno d'oggi, se si dice o si scrive la verità in ambito, parlo del mio ambito, quindi non vado a toccare altri ambiti che non conosco, se si scrive la verità si deve essere pronti a subirne le conseguenze, che sono una possibile reazione contraria e avversa di chi ha ricevuto questa critica. Questa cosa è abbastanza evidente, credo, se ci mettiamo a leggere i giornali o gli articoli sui siti. Di solito sono tutti abbastanza standardizzati verso il positivo, quindi tutto ciò che è negativo è gossip, un po' di morbosità su alcuni aspetti relativi alle condotte di vita, ma su un prodotto fatto da un artista famoso, medio famoso, non caduto in disgrazia, che allora lì ci vanno tutti addosso, diciamo un artista non caduto in disgrazia, di media trovi solo ed esclusivamente articoli positivi, e questo è un motivo, c'è un motivo sotto. Quindi questo per me è la sfida che dobbiamo portare avanti. Mi piacerebbe vedere un po' più di coraggio, più verità scritte, e soprattutto non vedere le controreazioni piccate o nei confronti di chi comunque esprime una sua opinione su una questione artistica in particolar modo. Ti capita di fotografare spettacoli che non siano concerti musicali? Ma di solito, sinceramente, evito come la peste di intrufolarmi in altri generi fotografici, oppure che appunto non siano spettacoli, ma che siano legati alla musica rock. No, quindi di solito quando posso evito. Cosa ti torna alla memoria guardando questa foto? Eccola, l'eccezione che conferma la regola. Beh, questa è una foto appunto di uno spettacolo e non c'entra nulla con la musica rock, che però sono andato a fotografare molto volentieri quest'anno. Si tratta appunto dello spettacolo di burlesque di Dita Von Teese. In uno show che ho detto che non c'entra niente con la musica, ma fino a un certo punto, perché comunque l'input iniziale è venuto proprio da Virgin, che immagino che più lo sappiano, però comunque Dita Von Teese è l'ex storica più famosa di Marilyn Manson, quindi un'attinenza con la musica rock ce l'avrà sempre. Virgin comunque ha voluto coprire l'evento come radio ufficiale, e quindi un po' nell'aria c'era questa possibilità di andare a fare le foto per la prima volta, non a un concerto rock, ma a qualcosa di totalmente diverso. E obiettivamente, comunque, visto che è molto raro partecipare o vedere un suo tour in Italia, la cosa mi aveva comunque un attimo stuzzicato, ecco. L'aneddoto divertente fino a un certo punto, comunque alla fine, visto come è andato, lo reputo un aneddoto divertente di questo spettacolo, e che quando io ho detto ok, sì, perché no, ci sono, se volete la copertura fotografica, il management comunque dell'artista aveva fatto contestualmente uscire le regole di ingaggio per partecipare come fotografi
al suo show ed erano regole molto molto stringenti, cioè l'artista avrebbe visionato personalmente i portfolio di tutti i candidati per diventare fotografi dello show e quindi questo sarebbe stato l'unico metro di misura per essere accreditati, quindi ciao gruppo editoriale, ciao qualsiasi altra nome o conoscenza che uno potesse avere e poteva mettere in campo per essere accreditato. Quindi, in poche parole, entro 7 giorni dall'evento l'artista doveva ricevere questi portfolio, valutarli e poi avrebbe deciso chi poteva scattare oppure no. Io ovviamente come portfolio di burlesque, di danza, avevo niente. Niente, e me la sono giocato un po' aprendo tutti gli archivi, cercando di ragionarla sulle foto che avevo di figure femminili, in primis, essendo lei appunto artista femminile, avevo artista femminile, mi ha fatto piacere fare vedere il portfolio di artista femminile che avevo, e cercando quelle pose o quelle scenografie, quindi foto anche più larghe, dove c'era, si vedeva molto di più lo spettacolo, anche forse un pochino meno l'artista. Insomma, ho cercato di giocarmela, di entrare un attimo in quello che poteva essere una sua visione di quello che voleva ottenere dalla fotografia. E è andata bene perché di 50, credo, il promoter disse 50 portfolio, da tutta Italia, lei ne ha selezionati 3 e io ero uno di questi 3 e quindi sono stato molto contento di partecipare a questo evento extra musicale, tutto al più che a quel punto comunque è un artista molto molto attenta alla sua immagine, a quel punto tranquilla del fatto che la sua scelta fosse stata su fotografi che le piacevano, ci ha dato la possibilità di scattare tutto lo show. Quindi abbiamo avuto la possibilità di scattare dall'inizio alla fine, poi concedendogli anche delle foto per uso personale, suo, di promozione, nel senso del gioco ovviamente, ma senza nessun tipo di problema, però tutt'oggi lo ricordo come un evento molto felice, molto bello. Concerti. Cosa può fare un fotografo accreditato e dove si può posizionare? Beh, un fotografo accreditato riceve un pass, ovviamente, per raggiungere una postazione privilegiata dove poter svolgere il proprio lavoro. Insieme a questo pass, quindi a questi privilegi, riceve anche una serie di regole da seguire. Alcune nel momento in cui riceve il pass, alcune regole invece non scritte che l'esperienza ti porta a mettere in pratica per fare bene il tuo lavoro. Quindi partiamo proprio dall'inizio. Ricevi il pass, contestualmente alla ricezione del pass che avviene sul luogo dell'evento, ricevi delle indicazioni di massima che sono essenzialmente 2. Quanti pezzi puoi fotografare e da dove li puoi fotografare. Questo in linea di massima. E, sempre generalizzando, di solito sono i primi 3 pezzi di ogni concerto e dalla zona pit. Come zona pit intendiamo lo spazio che c'è tra la transenna di fine del pubblico, quindi il primo first row, la prima fila, quella più ricercata dai fan, e il palco, lì c'è un corridoio dove di solito ci sono gli addetti alla sicurezza che controllano appunto che tutto si svolga in modo regolare, e lì i fotografi per un limitato periodo di tempo, appunto di solito i 3 pezzi, possono stare, fotografare, dopodiché vengono accompagnati fuori e non possono più scattare foto. A quel punto lì non sei più autorizzato a scattare fotografie. In quel caso si apre un ventaglio di occasioni, ma anche di luoghi o di come vengono organizzati questi luoghi. Si può arrivare a
ai due estremi, i grandi festival europei, dove questi pit sono di circa 3, 4, 5 metri di larghezza, quindi ci possono stare tantissimi fotografi, ci si balla dentro. Poi non dico aprire un tavolino, ma quasi. E poi ci sono i pit dei piccoli club italiani che possono arrivare a questa dimensione. Quindi questa dimensione, ovviamente, con anche gli addetti alla sicurezza, ci scordiamo lo zaino fotografico, che deve essere abbandonato da qualche parte o nascosto da qualche parte, due corpi macchina SNI, se ci stanno o se non hai paura di distruggerli. Quindi ci sono tante variazioni su dove poter lavorare, poi ci sono le vie di mezzo. Quindi a quel punto, visto il concerto, fai le tue foto, esci dalla location e inizia il secondo tempo, quello della post-produzione delle immagini, insomma, la spedizione delle foto a chi te le ha commissionate. Come reagisci quando la musica non ti piace o al contrario ti esalta? Beh, ho fatto anche trap, ho fatto anche, cioè, roba inascoltabile, certo, sì, assolutamente. E lì ti concentri sulla grafia, cioè, in quel momento lì è anche più facile da un certo punto di vista. Cerchi la foto bella fuori dall'emozione. Cioè, la prima volta che ho avuto Dave Gunn davanti è stato un problema, anche perché non era coi Depeche Mode, era un tour solista, quindi non c'era nemmeno il palco enorme che un po' di distanza te la dà. Era un palco alto così e io mi sono ritrovato per la prima volta Dave Gunn qua a un metro, e lì, per uno che ha questa passione, è difficile tenere a bada le emozioni. Comunque non te ne accorgi, ma secondo me 8-10 secondi rimani fermo, non fai niente e vieni investito da questa onda di energia che non ti fa fare assolutamente nulla. Dopodiché piano piano vai, poi insomma con un po' di esperienza riesci anche, adesso come tutte le cose, ripeto, l'esperienza aiuta, quindi adesso riesco a emozionarmi ma comunque scattare contemporaneo. Ogni tanto mi scopro anche a canticchiare, cioè, c'è proprio il pezzo che mi piace. Ogni tanto mi può capitare che mi arrabbio perché quella canzone lì me la volevo godere quando avevo finito. Ho detto: perché me l'hai messa nei primi due pezzi che sono qua? Se me la mettevi la quarta me la sarei goduta di più, e insomma, eccetera eccetera. Ti fa piacere. Cosa fai negli istanti subito prima che inizi lo show o si apre il sipario? Beh, è divertente, o almeno dicono che sia divertente osservarmi negli attimi in cui ancora il sipario è chiuso, ma sei comunque già dentro al pit, perché ho ereditato un atteggiamento un po' tutto mio dagli inizi. Quindi io mi chiudo molto in me stesso. Sembro un po' quegli sciatori quando vengono inquadrati in Coppa del Mondo, che si mettono lì e si studiano a memoria il tracciato ad occhi chiusi. Questa cosa non me la sono mai tolta. E quindi nel pit è facile individuarmi, perché c'è il gruppetto di fotografi che chiacchierano, io sì, entro, saluto, ma poi mi sposto e me ne sto in silenzio, perché in quel momento mi concentro su quello che c'è da fare, sullo studio che ho fatto a casa, quindi perché c'è uno studio anche fatto a casa del concerto che si va a fotografare. Questo è innegabile e sarebbe, a mio avviso, un grosso errore non farlo. Quindi si guarda, se non si conosce bene l'artista, si studia bene l'artista, se si conosce bene l'artista si guarda com'è il tour, com'è la scenografia, quali probabilmente saranno i pezzi da fotografare, che tipo di luce c'è, dove è meglio posizionarsi. Quindi si fa tutto uno studio importante a casa per poi essere lì e cercare di applicare al meglio quello che pensi che, insomma, sia la situazione migliore o dove poi immagini che possa venire fuori la fotografia migliore. Quindi sto molto nelle mie, sto molto in silenzio,
mi ripasso tutta questa. Mi ripasso tutte le tre canzoni, se sono tre canzoni me le ripasso dalla A alla Z, e poi dopo quando il sipario, quando si, in realtà più che sipario la situazione in un concerto è un gran brusio di fondo, che dà un po' fastidio, un po' no, però ti abitui, musica che non c'entra praticamente mai nulla con l'artista che stai per fotografare, sparata a volumi altissimi perché abitua le orecchie anche del pubblico a quello che avverrà, e a un certo punto cosa succede? Succede che la musica si ferma di botto, contestualmente si spengono le luci e dietro in te senti una ventata di calore, di urla, perché il pubblico sa che sta per arrivare l'artista, quindi vieni travolto da questa energia, e in quel momento obiettivamente quello che faccio io è in un secondo spostarmi nella posizione esatta dove so che voglio iniziare a scattare e prendo una delle due lenti con la quale voglio iniziare a fare il set, quindi 70-200, 24-70, di solito queste due lenti, ne scelgo una, ovviamente prima avrò controllato 50 volte se tutto è a posto, se la batteria è carica, se tutte le impostazioni mi dì. Spegno le luci, prendo la macchina che voglio usare per iniziare il set e mi sposto esattamente nel punto dove credo che sia meglio iniziare questa danza tra io che sono lì a fotografare e l'artista che da lì a pochi secondi inizierà a cantare. Poi per il resto non si ragiona, si ragiona poco. Poi più l'artista è importante, più l'artista è anche importante per te, anche emotivamente, meno ragioni. In quel momento è molto istinto. Concerti. Finito il servizio fotografico, cosa fai? Esci, sistemi e invii le foto? In teoria questo è quello che bisognerebbe fare. Finisci, inizi a post-produrre e invii. In pratica io non lo faccio. Non lo faccio se non in casi di esplicita richiesta di avere questi scatti. Qui appunto prima ho parlato in maniera molto generale di quello che è l'entrata con un pass e il lavoro con un pass al collo dal punto di vista fotografico, ma appunto ci sono tantissime variazioni. C'è per esempio l'artista, cioè tu stai fotografando per l'artista, in quel caso l'artista molto probabilmente prima che finisca il concerto vuole avere sul suo computer una serie di fotografie che descrivono la serata, così la prima cosa che fa finito il concerto può già pubblicare le immagini con ancora la gente in coda nel parcheggio, e quindi l'interazione è sicuramente più alta. Allo stesso modo ti può fare una richiesta del genere il promoter, che vuole far vedere che la serata è andata bene. Quindi ci sono varie occasioni nelle quali può anche succedere, anzi, che a metà concerto o a metà del primo pezzo tu debba uscire per post-produrre, inviare, e se sei abbastanza veloce puoi rientrare e scattare gli altri due pezzi. Ci sono quindi tutto un ventaglio, come dicevo, di possibilità. In una situazione tranquilla come quella del tre canzoni, basta, finito, di base io le invio di notte, quindi esco, non ho la necessità di mettere le foto su Getty, che di solito è l'aggregatore più importante, sebbene io sia un fotografo Getty, però non le carico, ma preferisco prendermi il tempo, godermi un attimo il concerto. Ovviamente non me lo godo fino alla fine, esco prima, perché comunque un po' di tempo lo recupero, quindi lo sacrifico, ma poi lo recupero in post-produzione, e comunque si arriva nel proprio studio, a casa, in una situazione comunque di tranquillità, e lì inizio a post-produrre e a inviare. Di solito le foto vengono consegnate verso le 2-3 del mattino, così poi al mattino io dopo posso andare a letto, il mio lavoro è finito, e al mattino il gruppo editoriale le può scaricare e pubblicare alle 9 senza problemi. Qual è il modo giusto di raccontare un concerto tramite le immagini?
Beh, domanda impegnativa. Diciamo che c'è un modo corretto per raccontare un concerto. E determinate foto ci devono essere. E se non ci sono quelle è un racconto incompleto. E per accontentare tutti i partecipanti, tutti i tuoi attori, anzi tutti i tuoi, tutti gli attori principali, band, management, pubblico, le foto essenziali secondo me sono, allora vado un po' a elenco schematico, se hai la possibilità qualche scatto della band che arriva alla location o di backstage, quindi il pre concerto negli occhi della band, c'è sempre, può essere una band più famosa del mondo, ma c'è sempre tensione in quei momenti, ed è una tensione positiva, c'è concentrazione, sono tutte foto abbastanza importanti dal punto di vista di impatto emotivo, quindi se puoi inizia proprio dall'inizio. Se non puoi fotografare la band, potresti avere la possibilità di fotografare la location e un segno della band, che può essere la cassa, può essere il palco, che può essere la batteria, che di solito ha un simbolo, un qualcosa che richiama quella band, quindi foto del pre. Dopodiché c'è l'ingresso del pubblico, andrebbe raccontato. Noi di solito come squadra facciamo, addirittura dedichiamo delle gallerie intere al pubblico che entra prima del concerto, sia in attesa, sia in età, perché comunque anche quello è molto emozionante come raccolta di immagini, c'è proprio un'energia importante. Poi devi accontentare il tuo editore e quindi l'editore, bene o male, se ti manda a fotografare per Jam la foto, così diciamo, la butto lì, però del turnista per Jam non se ne fa nulla. L'editore vuole la foto del cantante dei Pearl Jam o dei membri storici dei Pearl Jam, però vai sicuro che al 90% la copertina sarà la foto del cantante dei Pearl Jam. Quindi devi avere dell'ottimo materiale che riguarda il, diciamo così, l'elemento principale della band. Devi avere una foto di palco. Se sei fortunato, se hai la possibilità di farlo, prendi tutta la band, e così accontenti tutti i fan, anche il fan del bassista vedrà che c'è il bassista, comunque una foto larga che si riesce a prendere anche la scenografia in un momento in cui la scenografia dà il meglio di sé, ancora meglio. Dopodiché accontentato il tuo editore, chi devi accontentare? Devi accontentare il promoter, chi materialmente ha pagato per portare la band a fare quel concerto lì. Il promoter della foto in primo piano del cantante non se ne fa assolutamente niente. Cosa vuole vedere il promoter? Vuole vedere che il suo concerto è andato benissimo. Quindi ci vuole una foto dove il pubblico, visto dall'alto, visto da lontano, crea una massa importante. Quella foto deve dare un messaggio. Quel concerto era sold out, era pieno, la gente si stava divertendo, è stata una grande festa. Quindi quella è una foto da portare per accontentare il promoter, e poi dopo io personalmente, ma quelle sono le mie, io devo portare a casa una foto che ho solo io e non ha nessun altro delle persone che era in pit con me, così accontento anche me stesso che ho appunto questa cosa che ho solo io. Raccontaci qualcosa di questa pubblicazione. E vabbè, parliamo probabilmente della più grossa soddisfazione fotografica che ho avuto, quindi le mie foto inserite nel tourbook ufficiale di Bryan Adams, e anche qui storia con un risvolto volendo anche divertente. Partiamo dalle cose serie. Prima, la grande soddisfazione è dovuta al fatto che Bryan Adams, oltre ad essere
un grande cantautore, musicista rock e anche un bravissimo fotografo. Quindi è già una soddisfazione doppia si faccia vivo per richiedere le fotografie a me, che voglio dire, obiettivamente. Non è che sia così famoso o mi ritenga così bravo da essere inserito in un tour book ufficiale di Bryan Adams, ma oltre a questo, le condizioni di scatto che Bryan Adams concede ai fotografi durante i suoi concerti sono assolutamente tra le peggiori che ti possono capitare. Lui ha una predilezione per un suo profilo, quindi ti fa scattare solo esclusivamente da un lato del palco, molto laterale, non ti avvicini mai alla centralità del palco, e concede un solo pezzo, e di solito, tra virgolette, anche furbescamente uno dei suoi pezzi più corti, sui 2 minuti, 2 minuti e mezzo. Quindi diciamo che le condizioni di scatto a un suo concerto sono veramente pessime per fare delle foto belle, ma ripeto, lui non ne ha bisogno ai suoi fotografi ufficiali ed è contento così. Quindi questa commistione di cose tra lui, fotografo famoso, condizioni di scatto, delle foto che ho realizzato e che ho venduto per questo tour book, non mi avevo mai portato effettivamente a pensare di essere contattato per un lavoro del genere. Aneddoto divertente, invece, in quel periodo lì il mio sito internet aveva un indirizzo email di contatto sbagliato. Avevo creato un nuovo indirizzo email un po' più serio rispetto a quello che uso di solito, che invece è tipo un mio soprannome, quindi c'entra poco con la foto, non è il classico Mattias Marchioni foto, chiocciola, Gmail, ma insomma avevo un indirizzo internet email che non controllavo di fatto. E quindi un giorno, per puro caso, ho detto: ah, vado a correggere questo indirizzo mail, intanto vado a leggere se qualcuno mi ha scritto. Ma non mi avrà scritto nessuno, mi aveva scritto il tuo manager e il manager proprio di Bryan Adams, tra l'altro 2 volte, quindi c'era una prima mail in cui chiedeva se ero interessato a questo lavoro e un'altra mail nella quale, un po' stupito, diceva: ma guarda, se ho disturbato, insomma, comunque dimmi di no almeno, ecco. Quindi mi sono ritrovato, immaginatevi la mia faccia quando ho letto, soprattutto il sollecito, cavolo, che cretino. Fortunatamente, comunque, se le foto sono qua, è andato tutto a buon fine.